Mauro Garbolino, sono titolare dell'azienda agricola I Castagni qui a Chiaramberto, nata nel 2000 praticamente. Noi prima facevamo tutto altro lavoro, avevamo un ristorante a Torino e poi abbiamo deciso di venire qui a fare un allevamento di capre. Perché un allevamento di capre? Perché avevo il ristorante Lavami Via La Granja davanti al negozio di castagno e vedevo che nelle vetrine dei formaggi di castagno c'erano quasi esclusivamente formaggi francesi. E pensavo, ma noi italiani non siamo capaci a fare un prodotto nostro. Al contrario di oggi, che dopo 20 anni nelle vetrine dei negozi di Torino e non solo, si vede la stragrande maggioranza di formaggi di azienda agricola, e questo è un buon segno. Siamo partiti nel 2000, abbiamo fatto la stalla nuova, gli impianti nuovi, e siamo stati aiutati dalle varie associazioni, Casare e Casare, nella persona di Tallone, dalla Coldiretti, siamo stati sostenuti, diciamo, dall'associazione allevatore per quel che riguarda gli animali. E inizialmente abbiamo iniziato con la capra Sanen, che è una delle migliori lattifere, e poi abbiamo introdotto anche la razza camosciata delle Alpi per avere un latte forse più ricco, un latte diverso, mescolando il latte di due razze. I risultati sono ottimi, diciamo. Questo, abbiamo iniziato con poche capre, con una trentina, adesso siamo a un numero di un 120 capi, all'incirca un 50 camosciate e una settantina di sane. In questi anni poi abbiamo deciso di fare questo un punto vendita aziendale, che secondo noi è la miglior cosa, perché io preferisco far venire la gente in valle che portare i formaggi a Torino. Però volevamo dare anche un prodotto con un nome. Vendere un prodotto anonimo non era una cosa logica, e con la Comunità Montana, con il suo appoggio, abbiamo creato il marchio del Cevrin della Val di Lanzo. Si riesce a piazzarlo bene e via dicendo. Facciamo due tipi di cagliate: cagliata presamica, che è il Cevrin, le robioline e altri prodotti, il formaggio al pepe verde, l'erborinato di capra, che sono cagliate diverse. Cagliate presamiche, e poi però facciamo anche molta lattica, cagliate lattica tipo i tomini freschi, e diciamo che uno dei cavalli di battaglia della nostra azienda è la ricotta pura capra, che è molto richiesta, è un buon prodotto, è molto, un prodotto molto digeribile, e diciamo che per avere una ricotta da noi quasi che bisogna prenotarla, perché non riusciamo a soddisfare tutti. Allora qui queste qui sono forme di Cevrin della Val di Lanzo. Questo è un pepato, vede un pepato, il pepe verde, è sempre la stessa lavorazione del Cevrin della Val di Lanzo, come questo che è un Cevrin della Val di Lanzo, però questo viene inserito il pepe verde. È molto apprezzato, diciamo che dà un buon gusto, comunque come lavorazione è uguale. Noi facciamo anche questi tipi di formaggi rettangolari, che sono anche molto richiesti, diciamo, anche nei negozi sono facili da vendere, facili da tagliare. Di solito li vediamo sempre un po' più freschi che il Cevrin. Questi qui avranno un paio di mesi, e questi invece li vendiamo quando hanno un mese. Poi facciamo, ecco, il Cevrin deve avere una pasta bella, bianca, chiara, classica del latte di capra, e con qualche leggera occhiatura, e con una crosta bella, omogenea, con poca crosta, al contrario di altri formaggi che hanno molta crosta. Poi vendiamo anche sempre, facciamo anche queste robiole, adesso queste sono fresche, ma quando stagionano, hanno 15-20 giorni, sono molto appetibili. Quest'anno abbiamo anche fatto forme molto più grandi, perché devo dire, per il problema del Covid non sapevamo come andava a finire la storia, se veniva gente ancora a comprare i formaggi o meno. Allora mia moglie, che lei è la casara, ha deciso di fare forme più grandi, che ci va più tempo per stagionare, e perciò sono anche vendibili più avanti. Noi produciamo anche qualche toma di lanzo latte intero, perché abbiamo anche qualche bovino, e perciò quel po' di latte che mungiamo lo facciamo qualche toma. Dunque, qui nell'azienda lavoriamo io e mia moglie, e poi abbiamo un ragazzo che ci dà una mano qualche ora al giorno, soprattutto in stalla o
in stallo o il pascolo degli animali. Mia moglie si occupa della caseificazione, si occupa della vendita qui in azienda e si occupa anche della stalla. Io mi occupo esclusivamente degli animali e anche dei terreni, perché noi abbiamo molto terreno, perciò c'è la fienagione da fare, c'è tutte le cose che bisogna fare sui terreni, la concimazione, il taglio del fieno, il taglio dell'erba e via dicendo. Oggi il formaggio, il 60-70% viene venduto qui in azienda, nel punto vendita. Poi abbiamo qualche negozio in centro a Torino, che faccio io personalmente le consegne, e qualche negozio qui in valle. Noi invitiamo veramente di venire in queste valli, perché sono quelle valli belle, diciamo, non distanti da Torino, e belle valli. Vi aspettiamo.